una città che tutti si ricordano come una città meravigliosa, perché quando parlo di Bologna con qualcuno mi dicono Bologna una volta, quale volta? Gli anni 70, gli anni 80, gli anni 60, gli anni 50, qualunque anno era Bologna una volta. Allora ti viene il dubbio che non è mai stata proprio così. Ce l'abbiamo nel ricordo ed è ora che comincia ad esserlo veramente, perché è una grande città meravigliosa che avrebbe la possibilità di essere una capitale europea se cominciasse, no, a praticare quello che ha sempre creduto di essere. Cerchiamo magari di finire su una nota positiva, anche se c'è questa paura, questa tensione. Tu fai parte di un gruppo, una scuola, una specie di scuola di giallisti. Cercate, vedete delle opportunità di cambiare di questi atteggiamenti o di far sì che i lettori comincino ad agire o in qualche modo dopo aver letto i vostri video, le vostre trasmissioni. Certo, beh sì, io sono molto ottimista a dire su tutto. Quando ho scritto i libri e ho fatto la trasmissione, io mi ritrovo a contatto con la metà più oscura, no, del nostro paese, con le peggio cose. Sono robe che sconforterebbero, per così dire. Se succede questo, allora in realtà io sono sempre stato molto ottimista. In parte noi abbiamo il dovere di essere ottimisti, perché se sei pessimista sei morto nella nostra situazione, anche con la situazione di crisi che c'è. Se devi cominciare a pensare che non c'è più niente da fare, allora è finita. E ho visto che il nostro paese tutte le volte che si è ritrovato nei guai poi qualcosa è successo che l'ha portato fuori da quei guai, poi c'è tornato di nuovo, però insomma vedo la reazione di molta gente a quello che succede, che è una reazione confortante, perché noi sì, siamo un gruppo di scrittori di romanzi gialli che dagli anni 90 che abbiamo ricominciato a occuparci in Italia, no, del romanzo poliziesco, del romanzo giallo, con uno spirito un po' diverso. Fino a prima si praticava, c'erano tanti autori, Floriano Machiavelli, no, che scrive fino agli anni 70. Poi c'è stato un periodo in cui il giallo italiano è diventato una specie di piccolo ghetto, no, che scriveva di morti ammazzati e finiva lì. E il resto della letteratura invece era diventata un tipo di letteratura che raccontava un'altra cosa che non era la realtà. Raccontava benissimo cose meravigliose come i sentimenti, però non la realtà, non quello che succede. Se volevi sapere cosa stava succedendo a Bologna e avere un'idea, no, delle trasformazioni di quella città, dovevi leggere un vecchio Floriano Machiavelli che continuava a scrivere di Bologna, oppure Enrico Brizzi, che allora era uscito con Jack Frusciante, è uscito dal gruppo, un romanzo generazionale che parlava di un ragazzo a Bologna e gli diceva le strade di Bologna, quello che succedeva nella Bologna di quel momento lì. Altrimenti niente, poche cose. Siamo arrivati noi e abbiamo cominciato a raccontare la realtà che ci circondava. L'abbiamo fatto partendo da Bologna, per quello dico, è una città piena di risorse, meravigliosa, nonostante tante brutte cose che potrei dirvi da bolognese. E abbiamo cominciato lì perché abbiamo cominciato, noi che cominciavamo a scrivere, io scrivevo quel romanzo della tesi, abbiamo cominciato a incontrarci in due, io e Alda Teodorani, che era una scrittrice di allora. E poi dopo Alda ha detto, ma che Bologna c'è Floriano Machiavelli? Io ho detto, guarda un po', pensavo che, sapete, erano quelle figure astratte, no, di scrittori che ci sono da tanto tempo, che ormai le hai collocate, tipo Vilma De Angelis, appunto. Ma sta là, chissà dove sta. Ho detto, ma come, Floriano sta qua, sì. Beh, io conosco un mio amico, Marcello Fois, che sta cominciando a scrivere già di anche lui. Siamo andati da Floriano Machiavelli e gli ha detto, noi siamo nuovi autori. E Floriano Machiavelli, invece di fare quello che altri scrittori, dobbiamo dirlo, avrebbero fatto, tipo lasciate perdere, andate via, perché il mercato è piccolo e voglio ogni lettore, ci ha detto troviamoci la settimana prossima tutti quelli che conoscete voi e quelli che conosco io, e così è nato il gruppo 13, perché eravamo in 12, però il gruppo 12 è brutto, più bello che il gruppo 13, ed si è fondato questo gruppo, abbiamo cominciato a fare un'antologia, a muoverci. L'anno dopo eravamo 22 gli scrittori di Nuora Bologna e poi dopo abbiamo cominciato a svilupparci tutta l'Italia con una logica molto bolognese, molto cooperativa, molto godereccia. Noi ci siamo sempre trovati a tavola, che è un modo di fare molto nostro. Noi dicevamo, gli scrittori, gli altri scrittori, quelli di Milano e di Roma, si trovano nei salotti, noi in cucina, nel particolare caso la mia, che aveva una cucina molto grande e piuttosto fornita, come si vede. E abbiamo cominciato a fare questa cosa e piano piano questo movimento un po' per tutta l'Italia si è sviluppato, il movimento della letteratura, ed è diventato un tipo di letteratura che fa tante cose, tipo raccontare un mistero, un morto ammazzato, chi è stato, i detective, come fa già. Però in molti casi cerca di raccontare la realtà, quello che non funziona è la realtà, e quindi diventa una specie di letteratura, se volete, impegnata, politica, sociale, chiamatela come volete.
Questo è quello che stiamo facendo. Molte delle cose che noi scriviamo sono le cose che non potete trovare nei reportage giornalistici, perché è difficile scrivere delle cose, è difficile che il tuo giornale molte volte lo pubblichi se non hai delle forti pezze d'appoggio, è difficile che il giornalista lo faccia senza prendersi querele sanguinose, o peggio, finire sotto scorta, come è già successo non solo a Saviano, c'è anche Giovanni Tiziano, che è un ragazzo di Modena, che anche lui deve essere scortato. Nei romanzi puoi farlo in un modo diverso, puoi riuscire a raccontarlo, a mettere in scena un'ipotesi possibile della realtà. Non ti viene chiesto di scrivere la verità, io scrivo una cosa, poi guardatela voi, vedete se ci riconoscete qualcosa o se pensate che possa essere successo. Se pensate che possa succedere, allora cominciate a preoccupare. Siamo arrivati solo fino al primo, a questo secondo livello. Cominciamo a preoccuparci. La gente ci legge e dice, ma davvero, se leggete i romanzi di Carlotto, per esempio, Massimo Carlotto, mi viene una gran paura. Ma non perché è un thriller, anche perché è un thriller, ma un po' perché vi racconta delle cose che stanno succedendo. Allora dite, ma davvero succede questo? Purtroppo siamo fermi lì. Quello che noi scrittori dovremmo chiedere ai lettori, che ci dovremmo chiedere da noi come cittadini, è di fare qualcosa dopo la lettura del libro. Dopo che hai letto un libro che ti ha fatto paura, perché è un libro che fa paura, no, come faccio io, però poi ti ha fatto paura il secondo giorno perché dici, però, è quello che leggo sul giornale, il terzo giorno dovresti andare a fare qualcosa. Dovremmo andare a fare qualcosa. Siamo ancora fermi al secondo giorno. Quando arriveremo al terzo giorno, la letteratura nuova sarà la nuova letteratura mondiale, e noi saremo molto contenti. Magari vediamo se qualcuno nel pubblico ha una domanda. Vorrei pregare di fare domande molto brevi per dare la possibilità a più persone di farle. Grazie. Ci sono domande? Sono un fan sregalato dei tuoi documentari, dei libri, eccetera, eccetera. Però faccio fatica a trovare i tuoi libri qui in Australia. Volevo chiedere se il fatto che i tuoi libri non siano su Amazon o uno di questi circuiti grossi è una scelta editoriale, oppure ci saranno prima o poi. Perché quello è l'unico modo per noi per accedere ai tuoi libri, oppure venire qui e insomma noleggiarli. Dunque, no, non credo sia una scelta editoriale, cioè, non è che l'Einaudi, per esempio, una delle case per cui il pubblico ha deciso che Amazon no, per tanti motivi, e non c'è neanche una scelta, immagino, né creativa né non so come dire, critica, non è quello, non lo so, penso che ci siano dei problemi, che sono dei problemi di distribuzione, di... Per esempio, se venite in Italia e andate alla Coop, alle librerie della Coop, oppure in autostrada, trovate dei libri, altri no. E vi viene da chiedere come mai, perché esiste una rete che è la grande distribuzione che accetta secondo criteri tutti i suoi, alcuni libri e altri no. Per cui questo mio ultimo libro lo trovate nelle librerie dei supermercati, quelli prima no, non so perché adesso sono entrato dentro, sono misteri dell'editoria che... Quindi probabilmente, non lo so, ci sono accordi che non ci sono con Amazon all'estero, non ho idea. C'è quell'ultimo, per esempio, si trova su Book Depository, c'è questo sito Book Depository, no? Dove non paghi neanche le spese di spedizione, quindi quell'ultimo lo trovi e anche a un prezzo molto economico. Poi c'è IBS, però, che lì su IBS trovi tutto, solo che le spese di spedizione sono molto alte. Comunque, appena torno a casa, glielo dico, lei dai, io... Grazie per la segnalazione. Una, che cosa pensa di questo Snowden, Dalla Gate, tutte queste cose che stanno succedendo, anche in connessione poi a quello che hanno pubblicato i giornali italiani sui nostri servizi, certo, il loro accesso ai database italiani e tutto questo, insomma, la vedo abbastanza interessante. E un'altra voglio sapere, io ho Kindle, che trovo una cosa fenomenale, e invece si può download, diciamo, il nostro libro su Kindle, in italiano e in inglese, insomma. Parto dalla seconda, che sia la domanda di prima. No, io non ci sono negli ebook, non così facilmente, proprio non legalmente, magari poi mi hanno scaricato.
Perché quella sì che è una scelta editoriale in un certo senso, una scelta del mio agente. Siamo alcuni autori che ancora non sono entrati in questa cosa, non perché smuoviamo il libro elettronico, ci mancherebbe, anzi, ma perché c'è ancora una politica editoriale un po' particolare, per cui sembra di fare una rivoluzione, no? Che è quella del libro elettronico. E gli editori all'inizio erano molto entusiasti, ti dicevano stiamo cambiando le regole della produzione del libro, e vieni con noi, vieni sul Sugar che non ti paghiamo niente perché stiamo facendo la rivoluzione. Alla fine la rivoluzione è sempre noi che la facciamo, noi che produciamo le cose. E da dire fatela voi e pagatemi un qua. Questo è quello che dice la gente. Allora, per adesso, finché l'ebook non è ancora trattato dagli editori, dagli editori di distribuzione, come un libro a tutti gli effetti, purtroppo non viene sempre. Devo dire che questo succedeva fino all'anno scorso, adesso le cose sono molto cambiate, credo che terrò anch'io, terremo anche noi autori del mio agente, perché è importante, è facile, voglio dire, accedere ad un libro in questo modo, è comodo. Io continuo a dire che è bello il libro, ma non per la poesia della carta, dell'odore della carta, perché esiste uno sviluppo tecnologico che arriva fino a un certo punto. Sono passati tanti anni, ma ancora coltello, forchetta e cucchiaio sono il massimo della tecnologia per mangiare. Poi anche ci sono le bacchette, tante altre cose, però quelle lì sono superate. Nessuno è ancora riuscito a sviluppare, che ne so, una forchetta che avvolge da sola gli spaghetti. Non ce n'è bisogno, è ancora meglio quella che usi per fare questo. La stessa cosa secondo me vale per il libro. Il libro di carta è ancora tecnologicamente il supporto più adatto, no? più semplice. Però il libro elettronico è importantissimo, perché appunto arriva ovunque, lo scarichi, lo compri, lo puoi portare in giro dentro un tanti, dentro una cosina. Ci arriveremo anche noi. Amazon e i libri, sono le due cose che devo dire, il mio esempio quando trovo. Quanto ai servizi segreti questa cosa, beh, questo sì, sicuramente è un grande scandalo per quello che dico, però è un po' un segreto di Pulcinella, perché che ci sia sempre stato spionaggio, questo è sempre successo. Che ci sia stato spionaggio tra paesi amici, che è una cosa che in teoria non ci dovrebbe essere, alleati, ma succede lo stesso. Se voi pensate che la maggior parte dello spionaggio, quando si pensa ancora allo spionaggio come a quello della guerra fredda, i russi da una parte, no? Gli americani dall'altra, chi sta con loro, chi sta con quegli altri, le cose sono semplici. Ma da un certo punto in poi lo spionaggio è diventato soprattutto economico. Allora o due paesi hanno lo stesso identico interesse e allora non si spiano, o se cominciano a non avere gli stessi interessi, l'Europa e gli Stati Uniti ed è così, allora si spiano. Questo non si può fare perché sarebbe illegale, però avviene, quando uno lo scopre ha diritto di indignarsi. Però il segreto di Pulcinella non è che si può dire ma che strana cosa che sta succedendo. Ed è vero che i nostri servizi segreti, come tanti servizi segreti occidentali, sono sempre stati collegati con gli Stati Uniti. Tante cose le abbiamo passate. Io non mi stupirei neanche di questo. È vero che istituzionalmente i servizi segreti nostri fanno gli interessi dell'Italia. Benissimo. Però sappiamo nella nostra storia che tante volte non hanno fatto gli interessi del paese, hanno fatto gli interessi di qualcun altro. E io ne ho raccontati tante di queste cose, purtroppo. Io non mi stupirei, indignarsi è una cosa, è giusto indignarsi, stupirsi purtroppo, insomma, così va il mondo. Poi indignarsi e cercare di cambiare le cose o ottenere dei vantaggi o riformarle, che sarebbe una bella cosa, beh, questo è quello che si dovrebbe fare. Più grande mistero italiano, cioè se come mai la RAI rinuncia a finanziare programmi di qualità come tu. Grazie per il più grande mistero italiano. Grazie per il più grande mistero italiano, però sì, è successo così. Noi abbiamo 13 anni che facciamo questo programma, io tutti gli anni dico va bene, basta, no? Perché è faticoso, porta un sacco di tempo, io vorrei poi fare di più lo scrittore. Però tutti gli anni finiamo e diciamo ok, questo è l'ultimo anno, ciao. Io dico sempre la frase stiamo per un po' senza vederci e non ci riusciamo, perché ci sono talmente tante storie, poi è bello farlo, che già abbiamo cose per l'anno successivo. E ogni tanto succede che questo filo per qualche attimo si interrompe quando cambiano i direttori, per esempio quando arriva un direttore con un'altra idea, come giusto, no? Poi però si riprende sempre, perché alla fine, io lo dico senza presunzione, però siamo un po' un programma istituzionale, ci sono alcuni programmi istituzionali, come quando ero piccolo io c'era il maestro Manzi che insegnava, no, l'alfabeto, non so che audience avesse, ma era un programma istituzionale, dovevi farlo per forza perché serviva.
noi, chi l'ha visto per esempio, altri programmi così, La Storia Siamo Noi, siamo dei programmi che sono, che servono probabilmente a qualcosa, finché ti ritrovano nelle scuole, finché qualcuno ti scrive dicendo a me è servito quella cosa perché mi serviva per studiare, possiamo anche chiudere, spinire, ormai sono tanti anni, però prima di tutto dobbiamo farlo in una maniera, come dire, più curata, perché io di anno in anno, anche prima dell'impegno della RAI a rinnovare il programma, ma è una cosa tacita, già noi lavoriamo e soprattutto mettiamo in mezzo persone che non sono quelle che lavorano, ma quelle che parlano con noi. Allora io intervisto, parlo con persone dicendo, persone che hanno delle storie tremende, e gli dico, guarda che voglio raccontare la tua storia l'anno prossimo in televisione. Raccontano, me la raccontano, piangono, continuano delle speranze su questo. Se poi io non vado in onda l'anno dopo, mi scoccio, questa è la prima cosa. E qui, in questo caso qui, la RAI, sapete com'è, no, la situazione, ha fatto dei tagli che sono dei tagli proprio veramente lineari, tagliano la metà su tutto. E noi siamo uno dei programmi che è finito dentro questo taglio. Con i tagli che avevano fatto, noi non potevamo fare le puntate come volevamo fare noi, cioè con la qualità che... E a quel punto abbiamo detto, noi non ci riusciamo. Dopodiché si è fermato tutto. C'è stato un po' sono state un po' di proteste, no? Sul web, una petizione, un po' di gente che si è mossa dicendo beh, tagliate tante cose, però insomma, soprattutto tante cose la RAI non le taglia. Se tagliassero tutto, perché purtroppo il mondo è così, improvvisamente i soldi sono spariti, va bene. Ma quando vedi che le cose vengono tagliate in strutture come la RAI, che i soldi li ha buttati via tanti, ma tanti, che se li teneva adesso eravamo tutti ricchi. E non solo, e poi magari continua a darne tante delle cose che ritieni meno utili, beh insomma, un po' di scorso. Adesso il direttore ha detto no, qui lo facciamo l'anno prossimo, va bene, lo so dalla rete anch'io, sono contento, l'anno prossimo torneremo, quindi io credo, cioè, se troviamo le condizioni ovvio, quindi io mi stero risolto. Dalle tue storie ti ho raccontato quello che è stato, quello che è. Avrei pensato di scrivere qualcosa su quello che sarà, nel senso una Bologna 2040, un'Italia 2040, e aggiungere a questo sci-fi anche del noir. Certo, rispondo. Quindi l'hai sentito? Sì, sì, ci avete sentito, no? Ho scritto Bologna che è stata, l'Italia che è e poi quella che sarà. Un po' come passare ad un altro genere, no? Che è quello della fantascienza, sì. Che non è tanto diverso e che soprattutto in questo momento in cui i generi si stanno fondendo assieme non sarebbe neanche un salto così naturale. Devo dire che no, non ci ho pensato, tranne le volte in cui mi è stato chiesto apposta, perché a volte capita che ti viene richiesto un racconto, e per me è una cosa molto positiva quando ti fanno una proposta che è un'occasione per pensare a una cosa a cui non avresti pensato prima. Se ti viene l'idea la scrivi, se non ti viene non la scrivi. Per cui qualche volta mi è capitato, non lo faccio perché faccio già una fatica a capire il presente riguardo anticipare il futuro, ma anche perché corro il rischio di essere anticipato immediatamente. A me è successo tante volte di raccontare quello che stava succedendo e poi scoprire che era già successo. La Uno Bianca, io ho scritto Falange Armata, che era un romanzo del 1991. Perché stavo come giornalista, seguivo, no, i casi della Uno Bianca, che è una banda di criminali che a Bologna uccide 25 persone nello spazio di pochi anni, e io stavo seguendo, no, la cronaca, quindi chi sono, chi non sono, terroristi, qualcuno diceva poliziotti, qualcuno diceva criminali, la mafia, non si sa, e a me viene una bella idea per un romanzo, con quella logica che avevo raccontato prima, no? Mi piacerebbe mettere in scena, infatti, invece di 70 righe, su un giornale in cui non posso scrivere niente perché non c'è niente di certo, vorrei inventare una storia che mette in scena questi fatti in un romanzo in cui ho la piena libertà. E scrivo un romanzo in cui la banda della Uno Bianca è composta da poliziotti. Tre anni dopo arrestano sei poliziotti della questura di Bologna, cioè la banda della Uno Bianca. Io mi sono ritrovato sui giornali come quello che sapeva le cose prima di noi. Avevo messo in scena una ipotesi possibile, quello che vi dicevo prima, ma molte volte 2 più 2 fa 4, no? Io ho fatto 2 più 2, era venuto 4, addirittura 6. Per un certo periodo, mi ricordo perché me l'hanno raccontato, sono stato
intercettato dalla procura, che diceva come fa questo, se basta. E dopodiché sono andati a guardare in libreria, è finito in un giorno. Avevo scritto il libro 4 anni prima, quindi era un libro di fantasia che ci aveva preso per caso. Non è che stavo scrivendo quello, no? Non era una gola profonda, no? Che cercava di depistare. Però è successo. E quindi alla fine non lo so, se, o scrivo una Bologna del 2040, ma corre il rischio di inventarmi delle cose che già nella Bologna del 2014 ci sono, perché potrebbe essere. No? Se voi guardate alcune cose di fantascienza, fanno delle cose stranissime, sono vestiti in un modo strano, ma in realtà, se voi guardate Spazio 1999, per esempio Star Trek, sono vestiti come negli anni 70, cioè la moda ormai l'ha superata, quelle tipe lì. Andati in discoteca negli anni 90, erano vestiti tutti così, ah, perché quella era la moda, quindi sembrava chissà che allora, no? La gente andava in giro in tuta, sabato sera ringhi, era pieno. E quindi ho paura a scrivere di fantascienza. Avevo due domande. Una era sulla possibilità di usare la radio per diffondere i racconti. Io mi ricordo quando facevi Di Giallo, sì. E lì erano più sulla musica o comunque personaggi dello spettacolo, però secondo me erano efficaci, poi erano di sera, quindi uno magari prima di andare a letto si sparava la pillola del terrore, come. Volevo sapere se c'erano iniziative su questo. E poi dal punto di vista personale, quando hai letto documenti che scottavano, diciamo, cosa scatta nella mente, come selezioni le cose e quanta paura hai tu quando vieni a contatto con informazioni di quel tipo? Allora, parto con la prima. Di Giallo c'è ancora, continuiamo a farlo, perché anche lì è stata la stessa cosa. Io racconto storie a Linus di Radio DJ, ultimamente, ma se quelle storie lì le racconti per radio. Abbiamo fatto alcune stagioni, credo 2 o 3 anni, in cui abbiamo raccontato queste cose qui, le storie della musica, la metà oscura della musica. Poi credo che abbiamo esaurito tutti i cantanti e musicisti che avevano fatto qualcosa di strano. Se c'è uno che è passato col rosso, io ho raccontato la storia. Non c'era più niente. Erano rimasti soltanto dei musicisti che erano intrasmettibili per radio, per esempio certi cioè, tizi del rock satanico che non puoi dare alla DJ, oppure non so, musica classica, troppo classica. E allora siamo passati alle altre storie. Adesso Di Giallo ha una specie di sottotitolo che è Strane Storie, e sono andato a raccontare tutte le storie strane che posso incontrare a livello internazionale, dalla storia del mio bisnonno. Il mio bisnonno è Meucci, quello che inventò il telefono, che ha una storia incredibile, il mio trisnonno, dalla storia sua fino agli esploratori del Polo Nord, fino a tutto quello che io incontro e che mi sembra una bella cosa che racconterei. Quei fatti strani che dicevo, ti voglio raccontare una storia, guarda, c'è un uomo che, questo lo racconto per radio, sono un paio d'anni che facciamo questo, e spero di continuare a farlo anche l'anno prossimo, perché mi diverto da matti. La radio è una cosa bellissima, e te lì con solo le parole, quindi il suono della voce e le parole, e io ho un interlocutore immediato che è il DJ che può mettere la musica, che mi registra, che si chiama Fabio, che sta dall'altra parte del vetro, quindi io parlo e guardo lui. Se vedo che mentre alza e abbassa il cursore mi guarda, significa che è interessato a quello che sto dicendo. Cioè, mi guarda, non so cosa vuol dire, davvero è successo questo? Allora vuol dire che ce l'ho fatta. Ed è una bellissima sfida. Spero di continuare a farla. La radio è meravigliosa da questo punto di vista. E poi c'è questa cosa qua della paura. Beh, allora, io devo dire la verità, ho avuto più paura quando mi sono occupato dei casi di cronaca, più paura personale. Perché in quei casi lì mi poteva capitare di intervistare quello che poi pensavo fosse l'assassino. E qualche volta mi capitava di parlare con lui e di fargli capire che lo pensavo e di capire che lui l'aveva capito. Non succedeva niente, perché stiamo sempre parlando di casi vecchi, di persone che erano già state processate, magari assolte, e noi non abbiamo mai scoperto tante cose nuove. È vero che in una delle puntate che abbiamo fatto vicino a Siracusa, siamo andati a che era stato ucciso una ragazza 1 anno e mezzo prima ed erano spariti i suoi vestiti. Quando siamo stati a girare la ricostruzione sul luogo del delitto, c'erano i suoi vestiti. Quindi significa che l'assassino sapeva che saremmo andati lì e ce li ha fatti trovare. E lì ti dà un certo brivido vivere. Però poi io torno a casa, a Bologna, e finisce lì. Negli altri casi, che sarebbero quelli invece, no? Che dovrebbero fare più paura, appunto, alcuni miei amici, alcuni miei colleghi sono sotto scorta perché hanno messo le mani su qualcosa che non dovevano, nella logica ovviamente dei cattivi.
e gliel'hanno raccontato. A me non succede, io non ho quella paura, io racconto soltanto cose che già si sanno. Questa è la cosa curiosa. Non faccio un programma di cronaca o di investigazione, io faccio un programma di storia. Se vi racconto alcune cose è perché ci sono degli atti già passati in giudicato, delle indagini molto avanzate. Teoricamente, quello che voi sentite da me e che io mi stupisco quando leggo i dossier, leggo tutte le cose, non dovrebbe stupirci perché già, se avessimo in un mondo insomma ideale, l'avremmo già dovuto sapere. Io faccio un riassunto in cui racconto tutto quello che in 35 anni di processi si sa su Piazza Fontana, per esempio, ma non ho scoperto niente. È che purtroppo abbiamo 35 anni di processi e almeno 150 libri scritti sull'argomento. Ed è imposto, e nessuno li ha riassunti. C'è stato chi lo ha fatto, ma io sono stato uno di quelli insomma, che l'ha fatto con un mezzo efficace come la TV. E nessuno lo ha riassunto. E quindi siamo lì a dire Piazza Fontana, ma abbiamo tante verità invece con la nostra storia. Ma appunto io non scopro niente di nuovo, al massimo do un po' fastidio perché poi c'è gente che appunto guarda la trasmissione, va a cercare, si forma una sua consapevolezza che può dare fastidio a qualcuno. Però a quel punto, come abbiamo sempre pensato, non c'è bisogno che mi dicano, mi facciano niente, basta che mi chiudano il programma, non è questo il caso, quello di questa, basta, tempo fa poteva essere, basta che mi chiudano, mi mandino mezz'ora più tardi, mi spostino, che ne so, dall'ora in cui sono, magari mi spostano alle 10:30 del venerdì sera, non mi vede più nessuno, sono già neutralizzato. Non ho mai avuto paura. Però ho avuto sconforto tante volte, perché leggi delle cose e dici, ah, davvero ci sono queste cose qui, e davvero le sappiamo, sì. E perché non è successo niente? Questa è la cosa che più mi dà fastidio. C'è una domanda. Una questione che riguarda il rapporto tra scrittore e pubblico. Lei ha accennato prima, nella conclusione del suo intervento, a questa idea del terzo giorno che manca, questo anello mancante, e però precedentemente aveva fatto cenno alla Bologna impaurita, questa idea di paura su cui i media hanno una grossa responsabilità. La domanda allora è questa: non c'è il rischio che questo tipo di letteratura noir, che faceva sulla cronaca, vada a incentivare questa paura e quindi, anziché favorire questa consapevolezza, questo agire, fare qualche cosa, chiuda ancora di più questa possibilità, quindi faccia diventare persone a casa e stare chiuse dentro proprio. E un'altra questione velocissimamente, lei quando parla di scrittori di Bologna parla di noi, quindi di un gruppo, lo stesso succede con Carlotto che lei ha citato, un altro gruppo di giovani scrittori, allora significa che in Italia sta succedendo qualcosa di nuovo in termini di produzione, cioè lo scrittore non è più lo scrittore solo, ma c'è una scrittura collettiva che si va affermando. Allora, parto dalla seconda. Sì, si sta fermando una scrittura collettiva a tutti i livelli, sia quando scrivi da solo. Per esempio, quando io scrivo i miei romanzi, mi ritrovo a scriverli contemporaneamente ad altri autori che conosco e che stanno dalle mie parti, Gian Piero Rigosi, Eraldo Baldini, Simona Vinci, quelli del giro un po' nostro, Deborah Gambetta e così via. Tutti stiamo scrivendo in quel momento. E per la prassi che vi ho detto prima, ci troviamo in cucina, ci troviamo di solito a cena e chiacchieriamo di quello che facciamo e ci leggiamo le cose. Non dico che è una scrittura collettiva, però è un confronto continuo. Se mi chiedono, come a volte succede, chi sono i miei modelli, io devo citare Giorgio Scervanenko, che è uno degli scrittori che mi sono più piaciuti, poi comincio a parlare di Raymond Chandler, parlo di Simenon, ma poi devo citare tutti i miei amici, devo dire Rigosi, Baldini, perché ho letto loro le mie cose, loro mi hanno letto le loro, abbiamo discusso, io gli ho detto, ma guarda che bella questa cosa che hai scritto, ma forse anch'io potrei fare una cosa così, qui che non funziona, eccetera. È successa una cosa molto bella, per esempio, con una scrittrice molto brava dalla nostra parte, Simona Vinci. Simona Vinci, che stava scrivendo una serie di racconti, partecipò a una delle nostre cene, mi ricordo, e ci lesse il suo racconto. E uno di noi disse, bellissimo, ma perché è finito qui? Questo racconto non mi sembra che abbia più respiro. Lei ci ha pensato su, ha detto, avete ragione, ed è uscito dei bambini, non si sa niente, che è stato solo un altro desordine. Per quello dico una scrittura collettiva. Poi esiste una vera e propria scrittura collettiva, cioè autori che si mettono assieme in un collettivo che firma con lo stesso nome, Wu Ming sono uno di questo, Kaizen, sono tutti nomi strani, sono autori che si mettono lì e scrivono tutti assieme un romanzo. Questa è una prassi che sta prendendo sempre più piede, però gruppi di autori che non si chiamano più scuole, perché una scuola significa una cosa in cui esce un manifesto, si dice d'ora in poi già lo è, parliamo solo di Bologna, non è mai successo per fortuna. Gruppi di gente che dice che stiamo facendo, cosa fai te, come lo fai, questo è sempre stato. Questo ha sempre fatto parte della prassi dello scrittore di noir, che è uno scrittore molto artigianale, che
che molte volte ha a che fare con delle cose concrete.